Mi chiamavo Jean, ma non ha importanza. Ero professore di biologia. Lavoravo come ricercatore all'università, facoltà di scienze naturali. Passavo la maggior parte del mio tempo sui libri, studiando, o in laboratorio, esaminando fossili e piante, nella speranza di scoprire qualcosa di nuovo. Pochi contatti con il mondo esterno, con le persone, quasi come se fuggissi da esse. Il Museo di Scienze Naturali era la mia seconda casa, in quel mondo in cui avevo trascorso anni interi della mia vita, mi ero sempre sentito sicuro, protetto. Ma da un po' di tempo qualcosa sembrava essere cambiato. Un forte stato d'ansia accompagnava ogni mio spostamento. Soprattutto avvertivo sempre più forte la sensazione di non essere più solo, ma di essere seguito da qualcuno che non avevo mai visto prima. Quell'ambiente che fino a quel momento mi era stato familiare cominciò ad incutermi paura.
Maria! Buongiorno, professore. Io ho portato caffè. Ero forse diventato pazzo. La notte, con le sue ombre ed i suoi rumori, aumentava le mie inquietudini. Un individuo, come un'ombra, mi stava spiando da giorni. Ma perché tanta insistenza? Chi era? Cosa voleva da me? Buonanotte, professore. Buonanotte, buonanotte. Quella strana apparizione mi stava tormentando. Guarda cosa ti dà la mamma. Thank you.
Pensavo continuamente a quella oscura presenza. Mi sembrava di vederla ovunque. Una notte finii di lavorare che era già buio. Sentii di non essere più solo. Alzai lo sguardo e impaurito corsi più che potei verso la macchina. Poteva essere quel pazzo? Un mio ex studente, poi perché avercela con me? Guidai tutta la notte. Decisi che il mattino seguente sarei andato dalla polizia. Prima di andare a denunciare l'accaduto, volli riprendermi un attimo. Non avevo chiuso occhio. Cercai un po' di calma in quell'ambiente a me tanto caro, dove ero solito fermarmi e rilassarmi nei momenti cupi. Ed invece trovai lui. Mi aveva seguito fin lì. L'avevo intravisto. Era dietro di me. Sentivo i suoi passi. No, non dovevo più scappare. Dovevo fare qualcosa. Aspettai che si avvicinasse per colpirlo. Ma dov'era? Dov'era andato? Attorno a me non vidi più nessuno. Fu in quel momento che tremai all'idea di essere impazzito.
all'idea che quell'essere in realtà non esisteva e che era frutto soltanto della mia mente. Io ho portato brodo caldo per voi, professore. Grazie, Maria. Come va con febbre? Sono stanco. Sta tranquillo, io dare da mangiare. Ecco, così, bravo. Basta, grazie Maria, puoi andare. Vai. Maria. Sì, dite pure. Scusa, è venuto nessuno? No, penso proprio no. Un momento, adesso io penso. Sì, è venuto un signore, lui chiedere di voi, un signore molto strano, tutto nero. Uomo vestito di nero? Tutto vestito nero, ma adesso vuoi dormire, professore, non pensare a niente. Un uomo vestito di nero era venuto a cercarmi. Pensavo a quelle parole in un modo quasi ossessivo. Professore, sono io, Maria. Cosa tu gridare? Qui nessuno c'è. Professore. Passarono alcuni giorni. Da quella notte, quell'individuo non era più apparso. Forse era stato solo un incubo. Una passeggiata in mezzo alla natura mi avrebbe calmato, se non altro aiutato a riflettere.
purtroppo non servì a nulla. Più pensavo e più quella sensazione di essere seguito, pedinato, spiato si faceva più forte, più insistente, più fragorosa, come l'acqua di un torrente in piena. Mi sentivo scosso, turbato. Sapevo che prima o poi lui sarebbe tornato. Cosa stavo cercando in quelle grotte? Stavo forse fuggendo? Ma da chi? Da che cosa? Presto lo avrei capito. Mi fermai un attimo. Volevo tornare indietro. Mi sentivo troppo agitato. Ma dovevo farmi forza. Thank you.
Fu in quel momento esatto che per la prima volta lo vidi in faccia. E mi accorsi con orrore che aveva il mio stesso identico volto. Quell'uomo ero io. In lui si erano materializzate tutte le mie paure. Sono sicuro che ancora oggi, da qualche parte, su questa terra, quella presenza oscura continua a perseguitare altre persone, esattamente come ha fatto con me.